ragazzi, si lascia la Sardegna oggi. Farò degli ultimi tratti di strada, penso carini, per andare verso il porto di Cagliari, verso Cagliari. La nave parte alle 7 e sono le 10, quindi ho 9 ore di tempo. Bisogna essere lì 2 ore prima, quindi da 9 ore diventano 7. Sarò un po' in giro, mangerò qualcosa e poi andrò a prendere la nave. Magari mi farò un giro anche a Cagliari. Vediamo. Comunque è stato bella. È stata bella la permanenza in Sardegna per il momento. Comunque, cioè per il momento. La permanenza in Sardegna è stata molto bella e fruttuosa. Ci sarà da tornare per vedere i posti che non ho visto e le strade che non ho percorso sicuramente. E per fare questo, ragazzi, iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete il canale non cresce, e se non cresce io devo continuare a lavorare. Non che comunque lo youtuber non sia un lavoro, anzi, mi sto rendendo conto che più il canale cresce, più comunque bisogna stargli dietro. E bisogna dedicargli molto tempo e comunque facendo un lavoro a tempo pieno anche, non è semplice stare attenti a tutte le cose e stare attenti a tutte le piccole. Stare attenti a tutte le piccolezze, diciamo, anche che un canale YouTube, di cui un canale YouTube avrebbe bisogno, ecco, quindi. Ma ciancio le bande, bando le ciance, continuiamo questa vacanza, ragazzi. Lasciate quindi un bel mi piace se vi piacciono i miei video. Fate crescere le visual guardando tutto il video senza chiuderlo, perché sennò è inutile. E niente, a dopo ragazzi, a dopo. Ok, per questo ultimo giorno ho deciso di fare un po' di entroterra, appena appena, non più di tanto, però ho selezionato una strada che mi sembrava carina. E qua mi sa che arriviamo già sul mare. Oh, non è che è tutta battuta così. Via, strade bianche. Non me lo aspettavo sinceramente, però già che ci siamo, cioè, bella battuta. È abbastanza ben battuta, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi per la nostra Tracer. Oh bestia, brutto, brutto tratto, brutto. Via, era meglio il quad di ieri, ragazzi. Madonna santa.
Ma mi sa che ci sono un po' di spiaggette. Finalmente l'asfalto. Ok. Adesso calmini, calmini perché abbiamo le gomme sporche. Ok. Questi tratti così. Ogni tanto mi dico, cavolo, mi ci vorrebbe una moto un po' più da enduro, tipo, non so, una Triumph 900 Rally Pro magari. Oppure una bella Africa Twin, oppure... Però la nostra Tracer non batte. Non va, non è... Non cede a queste cose, le fa, va da tutte le parti anche lei. Con calma, ma le fa. Guardate qua, sto facendo un po' l'entroterra, ma è spettacolare. Che panorama. Guardate qua, si passa anche sul ponte romano. Sul ponte romanico, ragazzi. Wow, spettacolo. Comunque ragazzi, io mi sto salvando tutte le tracce, ve le lascerò comunque magari sotto il video se riesco. Oh, ma ragazzi, è una cosa spettacolare. È davvero spettacolare. Guardate qua. Wow. Sembra un po' di stare sulle gole del Verdon. Bellissimo. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Da qua. Guarda qua. Pausa per una piccola dronatina, ragazzi. Qua ci stava, eh. Vero, mi ricorda tanto le gole del Verdon. Uguale. Spettacolo. L'ho scelta così a caso sta strada, eh. E l'ho scelta così a caso.
che strada, ma che strada. Rio Perdosu. Una vecchia casa cantoniera. Ma che, cioè, ho scelto una strada spettacolare, ragazzi. Così a caso, a caso l'ho scelto. Ho detto, vabbè, questa va a Cagliari. Questa va a Cagliari. E come va a Cagliari, cavolo. Segnale GPS interrotto, ragazzi. Siamo messi bene. Uai, uai. Qua, che chicane, ecco, in questi tratti di strada non rinnego niente dalle altre moto, cioè più che non rinnego, non rimpiango niente delle altre moto e non rinnego niente della Tracer, perché ragazzi, leggera. La butti dove vuoi. Ti esce come niente dalle curve. Ta ta via. Ti fa divertire la Tracer, ragazzi. Su questi percorsi così misti. Non ha nulla da invidiare ad altre moto, eh. Anzi, anzi, che ragazzi, ho appena passato il cartello, era il valico Argo genere, dove, e appena arrivi sul valico si vede Cagliari. Ci facciamo mancare la ruota panoramica, ragazzi. Siamo qua a Cagliari che aspettiamo il traghetto che non hanno ancora aperto, ovviamente. E quindi guardiamo la città. Thank you.